Ricciola è uno dei miei pesci preferiti, l'ho già sfilettato, per vedere come sfilettarlo basta che andate a cercarvi la ricetta da tartare di ricciola. Oggi faccio una ricciola alla griglia, sarà abbinata a due salse, una fatta con l'ananas, sempre grigliato anche lui, e un'altra salsa, un aioli, quindi una maionese con l'aglio. Nel mio caso io l'aglio l'ho già sbianchito tre volte in acqua, quindi faccio bollire l'aglio 5-6 minuti, butto l'acqua e ripeto l'operazione tre volte. In questo modo la parte molto forte, molto aromatica viene persa. Quindi iniziamo, aglio, tre spicchi, un uovo sodo e due uova, soltanto i tuorli, fresche in questo caso. Pizzico di sale e succo di limone. Iniziamo a frullare come una maionese in maniera classica, quindi con olio a filo. Si può usare sia olio di semi che olio extravergine di oliva. Io preferisco il semi che rimane un po' più leggero. Prima di servirla va fatta raffreddare in frigorifero. Questa è una delle tipiche griglie giapponesi, vengono portate direttamente al ristorante davanti al commensale, loro ci fanno carne, pesce e verdure, quindi io partirei subito con grigliare l'ananas. Andiamo a tagliare una fetta, magari nella parte più centrale, circa un centimetro. Andiamo a ungerla con dell'olio e la posizioniamo sulla griglia. Quando inizia a caramellizzarsi da entrambi i lati, possiamo toglierla, mettiamo su una placchetta. Sulla stessa griglia andiamo a cucinare il pesce. Il filetto di pesce in questo modo si cucinerà molto lentamente e il calore riuscirà a entrare anche all'interno della polpa, lasciandola comunque succosa. Porzioniamo il nostro filetto, in questo caso possiamo andare sulla parte centrale. Andiamo a togliere parte dalla parte più rossa, quindi quella più sanguinolenta. Porzioniamo il filetto. Lo ungiamo soltanto dal lato della pelle, basta un filo d'olio. E andiamo a posizionare il filetto del pesce direttamente sulla griglia. Nel frattempo che il pesce continua la cottura, prepariamo la salsa. Quindi l'ananas, andiamo a togliere ovviamente la parte esterna, tagliamo a pezzettoni. Mi raccomando, la cosa più importante per fare questa preparazione è che l'ananas sia veramente dolce. Prendiamo un frullatore, una punta appena di sale e iniziamo a frullare con olio a filo. Una volta frullata, andiamo a schiacciare il tutto. Una volta che dalla parte della pelle è ben cotto, lo lasciamo sopra quasi crudo, in modo che abbiamo anche una consistenza diversa. Quindi lo mettiamo su una placchetta, punta di sale, andiamo a riprendere la salsa aioli che abbiamo preparato, lo andiamo a nappare completamente. A questo punto prendiamo il piatto da portata, andiamo a posizionare il pesce, aggiungiamo la salsa all'ananas. Completiamo con delle erbe aromatiche, abbiamo basilico, dragoncello, finocchietto, più erbe utilizzate più aroma avrete ancora nel piatto, quindi carta assorbente, asciughiamo, posizioniamo le erbe sopra al filetto di pesce. Il piatto è pronto, un abbinamento particolare perché abbiamo molta acidità dall'ananas e un po' di dolcezza dalla maionese, il tutto si sposerà perfettamente con la ricciola. Provateci, io vi aspetto, ci vediamo alla prossima, buon appetito!